oggi con il presidente della Prologo di Pedagaggi, Salvatore Ruta, nonché anche organizzatore della sagra della Mostarda. Da quanti anni portate avanti questo progetto? Allora, questo progetto è iniziato circa 21 anni fa. È iniziato a Pedagaggi, che prima non era la sagra della Mostarda, ma abbiamo cominciato con i cavatelli a sugo di maiale. Abbiamo visto che i cavatelli andavano a gonfie vele perché era un tipo di pasta fatta dai nostri veramente anziani, perché l'avevamo cercata apposta, e poi fatto con il sugo di maiale che si mangiava nel periodo natalizio. Infatti festeggiavamo l'8 di dicembre per l'Immacolata. Poi c'è stata una organizzazione a livello provinciale e fu detto: voi dovete cercare un prodotto per tutta quella provincia, noi dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini della provincia la domenica di uscire ogni domenica e di cercare un paese dove andare a passare una giornata. Noi avevamo le arance, che il nostro territorio è pieno di arance, però il presidente di allora, di Augusta Cavallaro, allora si disse: perché non fate la mostarda di figli d'India? Perché noi avevamo nelle montagne, avevamo questi figli d'India a livello selvaggio. E ci siamo messi in questa cosa. E vuol dire che i primi anni, cioè già i primi anni avevamo 2-3 mila persone. Per noi era una grandissima festa. Il problema è che man mano, pur con la pioggia, perché è un periodo che c'è troppa piove, le persone sono aumentate. Passiamo anche alle 20.000 persone. 20.000, quindi. Noi siamo rimasti, cioè Pedagaggi, questi due giorni è intasato di macchine. Quanti abitanti ci sono a Pedagaggi? Pedagaggi nel periodo estivo siamo 1.000, sì. Nel periodo invernale scendiamo a 700, perché abbiamo molte gente che vanno a lavorare fuori, che sono all'estero, però, perché purtroppo lavoro non c'è e allora vanno fuori. Ma in che modo organizzate la sagra? Allora, noi quando organizziamo quella sagra, nei primi tempi eravamo noi direttamente a andare ad accogliere i figli d'India, con tutte le problematiche delle spine, le problematiche, perché allora giovane, molto più giovane che ora, però facevamo questa prova. Però poi con l'aiuto, diciamo, degli anziani che sapevano come si faceva con la mostarda, abbiamo iniziato anche noi a capire tutti i meccanismi. E quando abbiamo cominciato, effettivamente eravamo in pochi che facevamo questa mostarda, perché la gente la faceva per uso a casa, perché era quell'alimento che poi durante l'anno si mangiava. Poi, mano a mano, diciamo, tutte le persone si sono avviate. Siete riusciti a mandare avanti la tradizione? Sì, quindi. Infatti, esattamente, abbiamo preso questa tradizione della mostarda e l'abbiamo portata avanti, e ce la cercano tutto l'anno. Perciò noi veramente siamo su questa cosa, siamo soddisfatti, che poi nel contesto, a parte i cavatelli, a parte che poi abbiamo dei produttori con di ricotta e abbiamo anche quella ricotta calda, e poi noi abbiamo delle sfinge, che sono delle zeppole, sì. Fatte come si faceva, diciamo, siamo stati capaci a prendere la tradizione e portarla sulla piazza. E noi siamo solamente contenti, soprattutto perché quello che ci interessa a noi è Pedagaggi. Perché se non siamo noi a portare avanti, noi dell'associazione Prologo, il nostro impegno è salvaguardare il territorio e i prodotti locali. Ogni comune ha le sue Prologo, logicamente tutti fanno questo lavoro. Quindi la Prologo, diciamo che è l'organizzatrice primaria, principale di questa sagra? Sì, no, sempre l'abbiamo fatto. Sempre. Noi da sempre abbiamo organizzato questa manifestazione. Come dicevo prima sì. Avevamo dei contributi provinciali, regionali e anche comunali, però ora purtroppo si sono un po' assottigliati, anzi a zero, e allora il comune interviene con le piccole risorse sì. Che ha, però abbiamo trovato con degli amici che ci hanno, specie soprattutto quest'anno, sponsorizzato questa manifestazione, perché dovevo continuare, perché le richieste sono tante, la gente viene di tutti i posti. Abbiamo anche aumentato gli stand dell'anno scorso e dell'anno scorso a quest'anno abbiamo anche inserito e quelle persone che fanno artigianato locale, diciamo, che fanno con bigiotteria, fanno cesti,
l'abbiamo inserito nella sagra. Sì. E così parteciperanno, c'è uno spazio in via Messina dove sono tutti gli stand, e c'è uno spazio che pedagaggi dove si metteranno, sì, diciamo, queste piccole gazebo, bancarelle che vendono queste piccole prodotte della nostra zona. Sì. Augusta, Villasmunde, Carlendini, di Cefalù, di Ace Castello, cioè... È quasi regionale addirittura. Cioè, allora, noi, non è, noi non vogliamo nessuno avanti di nessuno, ma a livello dell'umbre regionale, delle Prologo, la Prologo dei pedagaggi è la più piccola Prologo d'Italia, perché pedagaggio è una frazione e non può esistere due Prologo in uno stesso comune. Pedagaggi ce l'ha, perché siamo nati prima di Carlentini, sì, perciò non si poteva poi buttare fuori. E noi siamo l'unica frazione d'Italia, dell'umbre nazionale, che c'è la Prologo. Complimenti. Tra i nomi importanti che partecipano, sappiamo che sono parecchi, no? Insomma, che salgono sul palco di pedagaggi, anche a livello di spettacolo. Chi sono? Allora, noi abbiamo avuto veramente tutti i comici della nostra zona, li abbiamo avuto a pedagaggi. Da Toto Attorino, da Massimo Spada, diciamo, abbiamo avuto tanti nomi. Quest'anno abbiamo... grazie al direttore artistico di Carlentini, che ogni anno ci ha sponsorizzato, ma quest'anno ha triplicato quella sua sponsorizzazione, portandoci Carlo Canebba, Manuela Villa e il gruppo folcloristico di Caltavuturo, che Caltavuturo, questo gruppo folcloristico è gestito dal presidente della Prologo di Caltavuturo. Sì. Cioè, c'è un piccolo gemellaggio perché loro vengono spesso. Ha dei ringraziamenti da fare? Sì, ho dei ringraziamenti. I ringraziamenti sono intanto all'amministrazione comunale, perché giustamente senza autorizzazione del sindaco e del suo impegno, diciamo, questa manifestazione non si poteva fare. Poi io devo ringraziare agli sponsor che diciamo che ci hanno aiutato, che è l'Enel Green Power, noi abbiamo l'impianto eolico che ogni anno ci sponsorizza. Abbiamo Fornitura Industriale che è di Affio Brece, che è il direttore artistico della, diciamo, della manifestazione. Abbiamo lo Slow Food di Lendine, che ci sono dei concorsi e poi ne parleremo anche dopo. Poi c'è la Seaportal, la ditta Collerone, l'Eurotool di Russo di Villasmunde, la Blu Costruzione del sindaco di Pobasso e l'Ecopus di Romolo Sacca, che è una ditta di pulizia del comune di Carlentini, e REF che è una società che lavora nell'edilizia, che anche loro hanno voluto partecipare. Questi sono, diciamo, tutti gli sponsor che stanno partecipando. Perfetto, avete intenzione di cambiare qualcosa nell'assetto dell'organizzazione attuale? E come soprattutto? Se... Allora, sì, perché noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio. Però il nostro territorio noi dobbiamo valorizzare, perché ci vuole anche la collaborazione dell'amministrazione comunale, perché noi siamo sempre presenti, mettiamo le braccia, mettiamo con la presenza, non facciamo nessuno scopo di lucro. Mettete braccia e testa. E testa. Diciamo, noi organizziamo una sagra ormai con gli occhi chiusi, perché da tanto tempo che noi la facciamo, perciò noi non abbiamo problemi. Vogliamo rispolverare tutta la civiltà contadina. Questo è un progetto che già ci stiamo pensando. Noi abbiamo tutte le attrezze che si usavano una volta, la famosa naga, del letto, come si faceva il mosto, cioè tutto noi l'abbiamo e tutto conservato. Stiamo aspettando al comune che ci dà uno spazio per poterlo mettere, per fare un piccolo museo locale. Per chiudere, ci sono tre concorsi banditi. In cosa consistono e chi sono i vincitori? Allora, noi questi concorsi sono un concorso che viene fatto il sabato, che è organizzato dallo Slow Food di Lendini, e abbiamo il concorso della più buona mostarda di pedagaggi. Visto che abbiamo tante persone che fanno la mostarda, però noi sappiamo benissimo che la mostarda, c'è chi mette la mandorla, c'è chi mette il carubo, c'è chi mette le noccioline, cioè ognuno ha un sistema da fare. Cioè, come si fa la mostarda è sempre una, però
poi ognuno mette del suo. E allora il slow food, che è un intenditore di queste prodotti e sulle genuinità, sceglierà quella migliore postata e poi sarà premiata, diciamo, sopra il palco. Poi alle ore 19 noi abbiamo instaurato per il secondo anno consecutivo un impegno sul territorio di personaggi che sul nostro territorio, Lentini, Carlentini, Francofonte e Pedagaggi, si sono impegnati hanno fatto un qualche cosa per migliorare quella situazione sul nostro territorio. L'anno scorso sono state premiate il professor Trombatori, che è primario di chirurgia all'ospedale di Lentini, e il direttore sanitario dell'ospedale di Lentini, il dottore Alfio Spina, l'anno scorso. Quest'anno invece ci siamo spostati su personaggi di Pedagaggi, perché noi abbiamo una ditta Collerone, la ditta Collerone lavora agrumi, lavora uva, lavora melone, è impegnato su tutto il nostro territorio, dove lavorano quasi tutti i pedagaggesi. Quasi tutte, e anche di fuori. È una ditta che sta andando avanti, anzi troppo bene, senza di loro forse la disoccupazione fosse a 1000, pedagogia di disoccupazione è minima, grazie sempre a questa ditta, e la stiamo premiando per queste cose che loro fanno sul territorio e non solo, e dove sono sempre presenti nelle manifestazioni che noi organizziamo, come che ci sponsorizzano e altre cose. Poi noi, quell'altro premiato sarà Padre Gianni. Padre Gianni, noi abbiamo avuto un prete per 27 anni a Pedagaggi, dove è stato in mezzo alla gente, dove ha servito la cittadinanza come deve fare un vero prete, come ha detto il Papa Francesco, che loro devono stare insieme alle persone e non la gente andare in chiesa. E per questo e per tutto il suo impegno che lui ha fatto, quest'anno lo stiamo premiando. Abbiamo un piccolo premio particolare, un ragazzino di 14 anni che quest'anno, uscendo dalla scuola, il nonno si è sentito male, e allora con un suo gesto, con la sua prontezza di girare il volante e andare poi a sbattere sopra il muro, dove poi sono finito all'ospedale, anche un poco grave, ha potuto salvare, diciamo, dei bambini, perché se la macchina andava verso la scuola, fosse per la caggia, e neanche la sagra faceva, perché non so che cosa succedeva, sicuramente succedeva una tragedia. E lo stiamo premiando per questo coraggio che questo bambino ha fatto. Sì. Poi abbiamo l'altro concorso, che è la domenica mattina, il laboratorio del gusto, sempre organizzato dello Slow Food di Lentini, dove ci sono le varie mostarde dei vari paesi, come Litello, Sangono, Belpasso, Lentini, Pedagaggi, e poi andando a valutare qual è la migliore mostarda. Quindi, insomma, invitiamo anche i cittadini di Militello, di Augusta, insomma. Militello hanno la sagra anche il giorno 12, il giorno 13, però loro sono un'altra provincia, no, ne vengono. Sì. Comunque invitiamo un po' tutta la regione, cittadini di tutta la regione. Il nostro è sempre un invito per tutte. Noi, quello che noi forse un poco ci solleva, diciamo, di questa situazione è la cordialità che noi abbiamo questi cittadini. Non sono successe mai cose che qualche tipo di mangiare è andato male, è andato sempre bene, perché li controlliamo, soprattutto io che ho degli amici a livello sanitario, che vengono a controllare e mangiare, perché ci teniamo noi questa situazione, perché se succede qualche cosa, giustamente noi andiamo a selezionare e mangiare. A Pedagaggi quest'anno abbiamo anche a livello artigianale, ci siamo allargati per fare entrare queste persone che fanno artigianato proprio, e così questa sagra quest'anno sarà, il tempo permettendo, penso che sarà ancora migliore dell'anno scorso, soprattutto con gli artisti che abbiamo. Allora, ripetiamo le giornate. Allora, le giornate sono il 12 e 13, sabato e domenica, con inizio il sabato con l'apertura con degli stand alle ore 16, con l'inaugurazione e con tutti gli eventi che ci sono. E poi tutta la domenica, tutta la giornata. Perciò invitiamo tutti i cittadini di questo territorio, ricotta buona, cavatelle buone, mostarda ottima. Vi invito veramente a venire a Pedagaggi ad assaggiare questi prodotti, che sono eccezionali. Non solo questi, perché ci sono le sfingi, ci sono formaggi, ci sono conserve, c'è pane, c'è di tutto.
prodotti fatti a Pedagaggi. Noi un poco siamo differenze degli altri perché sono prodotti fatti a Pedagaggi. Dispiace di non far entrare altre persone, a parte che lo spazio non c'è, però sono prodotti che noi facciamo solamente ed esclusivamente a Pedagaggi. Insomma, 20.000 visitatori dimostrano la qualità del prodotto. Sì, e già, infatti, vi dico solo che vengono due boom da Trieste. Da Trieste. Impressionante, due boom da Trieste, uno di Catania e uno, mi hanno telefonato oggi, di Agrigento, come che sono venuti pure l'anno scorso. Perciò per venire la seconda volta consecutiva vuol dire che vedono cose buone e ci credono in questa manifestazione. La qualità ripaga sempre. Sempre, la qualità ottima, veramente. E il nostro principio, infatti, abbiamo visto il gusto della genuinità, perché giustamente le persone che vengono le dobbiamo accogliere e vengono anche per mangiare, perciò il cibo e tutto deve essere. Quindi genuinità è la prima regola. La prima regola per tutti, perché sono troppo fiscali in questa cosa, non perché sono ora 4 anni che già faccio anche i miei che sono nella prologo, e siamo un gruppo di persone che non guardiamo il presidente, il segretario, il re, siamo tutti uguali, lavoriamo tutti per cooperazione. Allora, grazie per essere stato con noi. No, io ringrazio voi che mi avete invitato, perché mi dà agio di parlare, di sponsorizzare questa cosa e di valorizzare Pedagaggi. Noi ci saremo sempre. Grazie ancora.